Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, ormai isolato al G20 di Bali, lascia il vertice in anticipo. Il dialogo è ridotto a zero. Dopo aver detto ai suoi omologhi che l'invasione russa dell'Ucraina non è responsabile di una crisi globale alimentare e che le sanzioni progettate per isolare la Russia equivalevano a una dichiarazione di guerra, Lavrov se n'è andato nel pieno del discorso del ministro degli esteri ucraino Kuleba. A scatenare questa decisione sarebbe stato in particolare il rifiuto del ministro americano Anthony Blinken a un incontro che aveva chiesto con lui a margine di una riunione. Non siamo noi che abbiamo abbandonato i contatti, sono gli Stati Uniti, ha detto Lavrov alla stampa. La tensione è talmente alta che i capi della diplomazia dei paesi membri hanno anche evitato la tradizionale foto di gruppo. Già ieri i ministri degli esteri dei paesi del G7 avevano disertato la cena inaugurale per evitare di doversi sedere al tavolo con Lavrov. La grande maggioranza dei partecipanti al G20 d'altronde ha condannato la guerra di aggressione della Russia. L'appello di 19 paesi a Mosca è stato molto chiaro: questa guerra deve finire. Intanto la battaglia sul campo continua. Nella giornata di ieri 6 civili sono rimasti uccisi negli attacchi russi in Donetsk e altri 21 sono stati feriti. Il Ministero della Difesa russo ha comunicato la distruzione di 2 sistemi missilistici antinave Harpoon nella regione di Odessa durante la notte. Gli Harpoon sono sistemi statunitensi e fanno parte degli armamenti forniti a Kiev dai paesi della NATO per difendersi dall'aggressione.